Buon salve ragazzi, ben ritrovati. La puntata scorsa ci ha visto impegnati nel far passare una legge che avrebbe dovuto alleviare i problemi del Black Monday e ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a mettere d'accordo la nostra coalizione politica e siamo riusciti a fare quello che c'era da fare. Oggi però c'è un'altra patata bollente. Appena apriamo le finestre del nostro palazzo, denotiamo dei contadini nell'Ovest si sono ribellati con il supporto di alcuni STR o NZI che abbiamo lasciato in piedi nella puntata scorsa. E ora stanno minacciando di creare tanti problemi, ma sono solo dei contadini, cosa potranno mai fare? Voglio dire, abbiamo già messo d'accordo dei politici, quella è stata un'impresa ben più ardua per conto mio. Ma mai sottovalutare l'uomo incazzato. E difatti, il nostro esercito è nel caos. Adesso non starò qua a leggervi la situa perché tanto sarà semplicemente un le situe non stanno andando come l'avevamo pensata noi, a quanto pare i contadini ci aprono il sedere e ci si aggiunge questo armata nel caos, velocità meno 100%, nessuno si muova da dove sta che abbiamo alcuni problemi tecnico-tattici, ci attiva la missione rinforzi dall'est, che tecnicamente scade fra 50 giorni e fa arrivare altra gente dove deve arrivare in questi 50 giorni e abbassa il VDR, la forza del VDR di 10. Noi dobbiamo farla arrivare sotto il 10 e loro sono a 25. Già alcune cose le abbiamo fatte, beh, tanto è un rimpiattino, un ping pong. Vabbè, giusto per iniziare la puntata e per ricordarci cosa andremo a affrontare, cosa andrò a affrontare io adesso. Se ci saranno degli eventi tasty e ne farò partecipi, altrimenti sparerò sulla folla come è consuetudine fare in questi regimi. Ovviamente non ci è voluto molto perché i tedeschi si accorgessero che c'era qualcosa che non andava. Tipo, abbiamo ricevuto rapporti di forconi e torce accese nell'Ovest. È un problema? Infatti l'ambasciatore tedesco a Kiev oggi si è incontrato con l'Hetman e ha detto: ascolta, ma cosa sta succedendo a questo punto? Spiegami, bisogna che interveniamo noi e vi diamo una mano? Quindi fate richiesta formale o va tutto bene? La situazione è un po' confusionaria, al momento non siamo ancora del tutto sicuri se vada tutto bene o meno, ma possiamo assicurarle che tutto sarà sotto controllo. This is fine. Oppure potremmo chiedere l'intervento del Reichspakt, ma io penso di potermela gestire da solo, quindi non disturbiamo i tedeschi, che loro hanno ben altri problemi a ovest con i mangiabaguette. Facciamo finta che niente di male è successo, facciamoci i cazzi nostri. I ribelli tagliano fuori Brest-Litovsk. La città di Rovno, se vi ricordate ancora la scorsa puntata, quella dove ci sono stati i primi dissidenti, è diventata la prima città a cadere nelle mani dei ribelli, guarda un po'. C'è stata veramente poca resistenza, la maggior parte del garrison si è ammutinato e ha joinato le fila del VDR, e la città, che è per maggioranza polacco-giudea, ha accolto a braccia aperte queste nuove forze che venivano a liberarli. Quindi loro hanno stabilito il loro quartier generale in quella città, hanno tagliato la ferrovia che va da Kiev a Brest o viceversa e velocemente si stanno un po' spreadando ovunque. Quindi la situazione più problematica è a Brest-Litovsk, che è una città che non può essere rinforzata e presto potrebbe dichiarare quindi l'alleanza col VDR. Il comandante in questione di Brest-Litovsk sta richiedendo il permesso di chiedere aiuto ai polacchi perché vengano di qua dal nostro confine per dare una mano a gestire la situazione, perché sarebbe l'unico modo per mantenere la città. Ed è vero che può darsi che facendo così i ribelli si fermino per paura di entrare in guerra aperta con i polacchi. Dall'altra parte però utilizzare forze straniere sarebbe un segno di debolezza. Quindi possiamo semplicemente dirgli: no ciccio, vai tranquillo, sciallo, ce la fai, easy peasy, non ti preoccupare, arriveremo a darti una mano subito. Quindi noi ce la giochiamo così. Per farci capire, Rovno è qui, hanno tagliato fuori Brest-Litovsk qui sopra, quindi questo qua è tutto in mano loro. Brest-Litovsk si attacca un po', possono mandare gli aerei se vogliono, per far su giù gli aeroporti. Però vai ragazzi, difendete, fidatevi che arriveremo subito, col meno 100 di movimento, col meno 100%, siamo lì in un lampo. Altra piccola parentesi, Brest-Litovsk si è arreso, è caduto sotto le mani dei ribelli, ma questo è quello che ha. Intanto la nostra intelligence ha identificato
un piccolo problema. Insomma, stanno arrivando da Lvov a Rovno, o usando la strada per Brod, insomma, da quella zona qui, dei supply mandati da chissà chi per rinforzare i ribelli. E a quanto pare, vuoi per l'incompetenza delle guardie di confine o perché c'è qualcuno che li sta aiutando di là, non siamo capaci di fermare questi armamenti che stanno arrivando. Quindi noi ci domandiamo, ma con nemici, cioè che bisogno di nemici con amici come questi, come gli austriaci che sono incompetenti? Mandiamogli una protesta diplomatica. Comunque, non vuol dire niente. Breslitos non è poi così importante per la difesa della madre patria. E fra poco arriveremo tutti a sito. C'era anche stato alcuni partigiani che si sono messi in mezzo, tutto sparare su di loro. Sono cose che succedono. I ribelli stanno accumulando un certo numero di vittorie, ma noi stiamo rispondendo in maniera adeguata. Per citare un paio di eventi, la commune di Odessa, che è la seconda più grande città in Ucraina, è stata paralizzata dagli scioperi ai moli. Questo già dall'inizio del gioco, era un evento minore, eccetera, eccetera. Fatto sta che quando la ribellione del nord dei contadini è arrivata ad Odessa, è scoppiato l'inferno, il pandemonio. Tutti si sono uniti contro l'Hetman e, insomma... E adesso c'è questa, insomma, ma dannati rossi, aumentano i comunisti, Odessa diventa demilitarizzato, zona demilitarizzata, ogni tanto non mi viene queste cose qua, e quindi dici, come vedete sono abbastanza vicino a Kiev, ma io sono fiducioso che li fermeremo ancora. Intanto noi abbiamo contattato l'URDP, che sono dei tizi che stanno all'opposizione insieme al VDR, e certo, è vero, non siamo mai stati troppo d'accordo sulle situe, ma con la giusta diplomazia può darsi che ci supportino. Almeno queste cose qui sono discorsi tenuti sotto banco, per ora niente di aperto alla luce del cielo, quindi cerchiamo di disunire il VDR nella sua coalizione e trovare una soluzione. È un inizio, vedete, guadagniamo stabilità, togliamo un po' di forza ai vigliacchi, e adesso che abbiamo finito anche questa possiamo scendere su questo. Allora, possiamo andare promesse di riforme, che pacification resurgence take we take less time, oppure possiamo andare qua che ci dà l'evento dividi di impra. Non me l'ero inventata io questa qua, pensavo invece viene proprio usata anche direttamente qua. Sono belli tutti e due, però io partirei con le promesse di riforme, perché così la pacificazione ci vuole un pochino meno tempo, no? E in più ci dà la possibilità di negoziare proprio la resa del VDR, quindi facciamo sito e parlamentiamo. C'è bisogno di invadere tutto il paese, voglio dire, state bene lì? Già vi siete inculati un terzo della situa? Tra l'altro, io ho visto che ho 70 di political power, me ne sono appena accorto, potrei tirarci dentro un'altra promozione di ufficiali e un altro anti-socialist campaign che toglie un po' di socialdemocratici dai coglioni. Mi sembra di aver fatto la cosa giusta. E questi qua li tengo, i punti command per ora li tengo un attimo da parte, perché appena arrivano fra 19 giorni i rinforzi from the east che ci rimuove armi in chaos, posso mobilitare i cosacchi che vanno a ridarci stabilità e ritolgono forza a loro. Quindi teniamo da parte un attimo i puntini che serviranno. Dato la missione qui di Odessa, io non credo sia possibile non fallirla, almeno che non si fa un altro pat, immagino. Attimi difficili per l'Hetman quando i ribelli hanno attaccato proprio Kiev, ma siamo riusciti a respingerli, e questo era un evento fa. Ora arrivano altri due eventi, perché abbiamo fatto le promesse di pace, arriva l'evento Divide et Impera e poi c'è anche l'assedio di Mykolaiv, una città immagino che abbiano attaccato dopo aver fallito l'assalto a Kiev. Fatto sta che io l'ho fatta rinforzare dalla Crimea, da Sebastopoli, gliel'ho mandati su, quindi siamo riusciti. Rinforzati dalla nostra fanteria navale, la città di Mykolaiv è stata fortificata contro i ribelli. I simpatizzanti nella città hanno attaccato delle volte i nostri soldati, ma non hanno iniziato a far partire tutta una guerriglia per le strade per qualche problema loro, paura di fare situe. Comunque, grazie alla superiorità delle nostre truppe e anche per il fatto che abbiamo fuori nel porto le navi che sembrano fanno da artiglieria mobile, abbiamo bombardato i nemici e la città, anche se è circondata sulla terra ovunque, è ancora aperta sul mare, sembra che possa sopravvivere. Questo decrementa la forza dei vigliacchi di 5 punti, li manda a 10. But it's not enough. Poi col divide d'impera, ora siamo andati, l'altra volta siamo andati a prendere il giro, non mi ricordo chi,
HVDR, non tutti i nomi del cazzo, VZV qualcosa, quello che volete. Oggi andiamo a parlare con l'USDRP, perché alla fin fine il VDR è una grossa organizzazione piramidale che è tenuta assieme solo per il desiderio di far capitolare l'Hetman, di detronizzarlo. Se noi dovessimo andare lì e tirare le giuste corde, potremmo anche far staccare questo gruppetto dai ribelli. Ed è bello vedere che vengono a ragione dopo che abbiamo parlato. Ci saranno alcune situe, alcune robe da aggiustare, alcuni verranno, vedo tutte le esecuzioni sommarie, e trattare male le persone del VDR saranno punibili con la corte marziale. Certo, mica le ammazziamo queste persone, l'importante è che la smettete di supportarli e venite dalla nostra parte, e questo manda la forza dei ribelli a zero. Questo lo farà salire a 5. Il punto è che noi possiamo negoziare, appena avremo i punti, con loro la resa. La VDR è stata battuta avanti e indietro per tutte le cose, non riescono più, devono arrendersi. In verità, non so se finirà con la loro resa con noi che li schiacciamo. Io adesso vado con l'ultimo path ed è... infatti, vedete, vado con minare la legittimità del VDR. Con questa mossa in 21 giorni non potranno più espandersi, quindi l'ultima mossa che fanno adesso sarà l'ultima per sempre. E da lì in poi toccherà a noi divertirci con loro. Comunque sia, l'abbiamo rischiata, perché non mi ricordavo avessero preso, quando avevo provato io, né avessero provato ad attaccare Kiv, né avessero preso Bradley Thomas. Dopo i problemi militari che hanno avuto recentemente i ribelli, hanno iniziato a bisticciare fra di loro, no? E quindi il VDR, i socialisti danno la colpa all'URDP e all'USDRP per essere stati passivi e difensivi, ma queste accuse che gli fanno hanno solo distanziato ancora di più questo gruppo di moderati e radicali, e quindi noi capitalizziamo sulle loro disgrazie. È forse l'inizio della loro fine? Eh sì, probabilmente sì. Il VDR non può più espandersi, noi guadagniamo stability, loro perdono 10 punti. Ragazzi miei, è finita la pacchia. La cosa bella è che prima, mentre uscivano degli eventi, ho cliccato per sbaglio un evento, eccetera eccetera. Ora mi accorgo della differenza. Al periodo, quando l'ho provato, avevo fatto una scelta di quell'evento che mi dava la possibilità di bombardarli, ok? Quindi praticamente ogni stato veniva bombardato e ripulito dalla situa, ma non avendo fatto quello che ho fatto, adesso possiamo andare con la via, mi sa, diplomatica, che semplicemente ci servono 50 political power, quindi c'è da aspettare un pochino e situare. Comunque il focus lì è finito. Possiamo quasi già dire che la rivolta è a posto, poi vedremo magari un evento. Possiamo riprendere la nostra militarizzazione, e qui casca l'asino. In verità cascano due asini. Il primo non è ancora cascato, il secondo casca subito. Andiamo col modo tedesco di fare le cose o col modo russo di fare le cose? Da una parte si va per, ovviamente, carri armatini, dall'altra parte si va, ovviamente, non è vero che si va ovviamente, si va sulla support artillery. Io sono sempre stato un fautore del non mi fido troppo dei carri armati perché sono lenti a produrre, perché devi avere un'industria, noi non ce l'abbiamo, però voglio provarci. Infatti ho fatto tutto quello che potevo finora per sistemare un attimino le ricerche dei carri, e quelli leggeri stanno per arrivare, quindi li butteremo dentro, i primi leggeri, poi punteremo al medio, ma prima andiamo per quelli leggeri. Quindi andiamo con il modo tedesco di fare cose, che ci dà division organization più 3%, speed più 10, arm experience più 20, e poi dopo ci sblocca un template, e vabbè, quando si avvicinerà sta roba qua ci darà altre situ contro i russi, e siamo belli che a posto. E poi dopo possiamo andare per questa roba qua, che è un pochino più professionale, quindi alla fine dei conti andremo anche con la dottrina dei carri armati. Detto ciò, clicchiamo. Purtroppo non c'è ancora niente di economico. Intanto vi faccio vedere il casino. Allora, diamo un'occhiata anche al mondo prima di fare la situa. Allora, fazioni, Reichspakt, Norvegia appena giovinato l'internazionale, e basta. Qua c'è ancora Argentina contro situi, deve ancora scoppiare la guerra contro la Patagonia, e per il resto mi sembra tutto, vabbè, Cina è quello che è, per il resto mi sembra tutto abbastanza sciallo. Hanno sparato a tizio, a Kemal, è andato su un altro pascià, non saprei dirvi che path stanno facendo.
Forse stanno facendo esattamente quello che avevo fatto io, se vi ricordate, quello della... di fare la sublime. Boh, non lo so. Comunque tant'è, niente... vabbè, già, Baltico è esploso, Estonia, Latvia, riga. Che questo cosa vuol dire, secondo voi? Vuol dire che la Russia qua si mangia tutto e fine. Purtroppo non hanno resistito come abbiamo resistito noi al periodo. Fino all'ultimo uomo. C'è stata la calma prima della tempesta, c'è stata la tempesta e ora c'è la calma dopo la tempesta. Le forze rivoluzionarie si sono ritirate fino a Rovno, le abbiamo ricacciati da dove sono arrivati e i combattenti repubblicani si sono barricati in città nella vana speranza di continuare la rivolta. Ma tutto ciò è stato futile perché le nostre forze erano più forze di loro e i nostri fucili erano più fucili dei loro e le loro posizioni, non è durato molto la loro difesa che poi hanno dovuto arrendersi quando le forze pro-Hetman sono entrate in città. Alle prime ore del mattino i rappresentanti dell'Hetman, guidati dal Hotman, battute facili, il ministro Dmitro Doroshenko si è incontrato col leader repubblicano Maskim Slavnitskij vicino al monumento del Taras Shevchenko. Lì le due persone hanno firmato il cessate il fuoco. Molte della leadership repubblicana è scappata da qualche parte, non sappiamo dove, è andata a far casino da qualche altra parte. La maggior parte dei soldati ha posato i fucili e finalmente tutti si può tornare alla normalità. Adesso l'armata dovrà pacificare gli ultimi luoghi dove ci sono un po' di rivoltosi. Finalmente possiamo editare i nostri template che fino adesso non potevamo toccare. Entreno di sbandi units, possiamo allenare e disbandare le truppe. Rimuoviamo l'anti-Hetman Revolt che ci dava tutta quella roba brutta lì. Aggiunge lingering anti-Hetman arrest, vuol dire che c'è ancora un po' di fastidini con un meno 5%. E alcune zone hanno quel debuff lì con meno popolazione, meno costruzione, ma abbiamo le decisioni per pacificare. Stabilità alla fine. In verità non era allora quell'azione là di cosa, il pacificare è proprio, proprio questo. Queste zone qui dovranno essere pacificate spendendo il coso, quindi non era proprio che l'ho skippata quella meccanica, ma mi tocca comunque farla. Ma buono, spendiamo subito tutti i punti possibili, subito su Odessa, e iniziamo a pacificare un po' di queste zone qua. Poi appena ritornano gli altri, situeremo quello. Io so per certo che dovrebbe iniziare un altro casino a breve, però siccome non voglio imbrattarmi un po' troppo il... voglio buttare nel cesso il tempo della situa, perché il tempo è molto prezioso. Andiamo avanti con lo slot di ricerca in più, la Military Academy. Intanto io so che adesso la faccio partire e scoppia il casino. Quello che rimane dei ribelli, una tragedia. Dopo che si sono arresi, cosa gli è successo? Si sono divisi in varie cellule. Le organizzazioni sono ancora bla bla bla. La causa di Peltilura, quel vigliacco là che c'era sempre a Revno. Mi è stato combinato a forza, gli hanno fatto qualcosa, non lo so. Seccate, meno 500 manpower, mi sa che qualcuno si è lasciato. Ci ha lasciato le penne, ecco, senza star lì troppo a smenarcela. Tra l'altro mi sono accorto prima che il ventilatore soffiava forse nel microfono. Io mi auguro di non aver fatto tutta la puntata così con il ventilatore nel microfono. Se così fosse, mi dispiace. La prossima volta provvederò a morire dal caldo per voi, ragazzi, ok? Però almeno non ci sarà magari la soffiata. Devo ancora vedere se si sente, ma ho una paura fottuta che si senta. Elezioni annunciate. Qualsiasi cosa succeda, speriamo non ci sia della violenza. Ma che violenza? Siamo tutti degli uomini pacifici e bravi senza alcun problema nel fare situa. Mi sa che la meccanica che dico dopo scoppia dopo quella situazione qua, quindi prima faccio un repulisti veloce prima di chiudere la situazione. Arrivano inaspettate le elezioni ucraine del 1937. Originariamente dovevano essere fatte nel novembre del 36, ma poi c'è stata la rivolta, rimandiamo le situe fino a quando tutto non è a posto e ora ci sono le situe. Tutti gli occhi sono puntati su di noi perché credo che ora inizi il casino dei casini. Gli autoritarian democratici guadagnano un 5%, completiamo il focus, il centro tiene botta, guadagniamo political power 5%, stability 5%, resource alla market meno 10 e si attivano tre missioni. Lo scrutinio dell'Hetman, dubbi riguardo l'unione e scetticismo nella coalizione. Vai così, signori. Altri problemi che... Guardate che bello, guardate che bello. Allora, per ora si parte, pensavo peggio, si parte solo con la situa qua l'altro. Bisogna consolidare il nostro partito.
Com'è che consolidiamo il nostro partito? Facendo le robe che ci sono scritte qua sotto. Allora, prima di tutto bisogna aver completato un compromesso necessario o la fine di un'alleanza, uno dei due, e avere più di 20 stability. Questo lo facciamo nei focus appena finisce la situa. Dall'altra parte abbiamo i dubbi che vengono fugati con l'evento della caduta. No, bisogna mettere Mikola Kochubei come political advisor. Quindi siamo a posto. Scetticismo tra la coalizione. Bisogna portare il supporto dei nostri due partiti a un totale di un 35%, più del 35%. Ovviamente questo ci dà stability, questo ci dà popularity, questo ci dà popularity e stability, e questo aggiunge 30 giorni a tutte queste missioni che ci sono qua sotto, eccetera eccetera. Allora, a parte il fatto che adesso noi perdiamo lo slot di ricerca, che è giustissimo come tempistica, poi bisogna scendere per forza di qua. Non si può fare quella situa qua perché bisogna aver fatto prima Fall of the USKHD. Bisogna che la riforma della terra sia in progresso. La Fall è una delle opzioni. Vabbè, sì, in entrambi i casi questa qua centrale la dovete fare. Appena abbiamo finito quella situa lì, io direi che prendo questo, riportiamo ordine nei campi, perché ci dà più command power, così lo uso per bombardarli nei campi. In più perché ci aumenta un po' la popolarità. Vabbè, quindi niente di troppo nuovo, dobbiamo solo consolidare la nostra dannata coalizione, nuova coalizione. Buttiamo fuori già di base. Allora, più stability vuol dire più political power. Abbiamo 33, uno dei cosi è buttare su un tizio che costerà tipo 150, quindi io direi di andare su almeno un pochito, dai, no, non troppissimo, ma un pochito andiamo su. Facciamo 2 e 2. Quant'è che abbiamo noi di coalizione? Abbiamo 28 più... Ah, 28, dobbiamo arrivare a 35. Beh, non ci vuole tanto per fare quella roba qua. Allora vado full... No, vado full stability, un cazzo, questo è sempre 2%, vado questo qua. 2 e 2, vai. Supportiamo Victor Rainbot per la presidenza del Senato. E boh, dai, con questa scelta che cambierà il mondo, abbiamo concluso questa puntata. La rivolta è ormai sedata, ma probabilmente nella prossima ne vedremo la fine e iniziare un altro tipo di casini, visti gli inciuci che abbiamo fatto. Signori, vi saluto. Io intanto ho iniziato a cagare fuori le prime truppe, molto lentamente, in verità le terrò anche lì ferme. Ma questo è quanto. Alla prossima puntata!